Un centinaio di anni fa, trovare un po' di soldi per strada poteva rivelarsi veramente un colpo di fortuna. Oggi invece trovare qualcosa di valore molto probabilmente significa guai. Ecco una lista di cose che non dovresti mai raccogliere. Schede SIM. Prendendone una e inserendola nel tuo telefono, ti potresti ritrovare con enormi debiti. I creditori potrebbero chiamarti per riavere i loro soldi. Le schede SIM non cadono dal telefono per puro caso, ma vengono gettate di proposito. Inoltre, quella scheda potrebbe essere stata rimossa da un telefono rubato e iniziando ad usarla attirerete l'attenzione della polizia. Auricolari. È come raccogliere uno spazzolino da denti o un asciugamano dalla strada. Le cuffie sono l'habitat di molti germi. Anche pulendole accuratamente prima dell'uso, c'è la possibilità di prendere qualche infezione. Questo vale in particolare per le cuffie auricolari con cuscinetti in schiuma. Dispositivi elettronici. Prima di tutto, se vedete una radio trasmittente, un cellulare o un tablet che si trova sulla strada, non toccatelo mai. Potrebbe essere pericoloso e lasciato lì apposta in modo che voi o qualsiasi altra persona curiosa lo prendiate. Ma se volete correre il rischio, portatelo all'ufficio di polizia più vicino. Non trattenetelo con voi, perché non sapete a chi apparteneva questo dispositivo o come è stato manomesso. Gioielli. Un anello di diamanti o un braccialetto d'oro luccicano a terra. D'istinto viene da prenderli per dare un'occhiata. A questo punto una persona potrebbe spuntare dal nulla e accusarti di aver rubato i suoi gioielli. Questa persona non ha nemmeno bisogno di un testimone, perché hai già lasciato le tue impronte digitali sull'oggetto. Il proprietario vi può chiedere un risarcimento e chiamare la polizia qualora vi rifiutaste. Quindi, se vedete degli oggetti luccicanti per terra, accendete prima la fotocamera del vostro telefono, iniziate a registrare e dite forte e chiaro che avete appena trovato i gioielli. Monete e manufatti antichi. La ricerca di tali articoli è illegale in molti paesi. Se la polizia locale vi trova durante la vostra caccia al tesoro, sarà difficile dimostrare che avete trovato qualcosa per caso. Gli oggetti antichi sono patrimonio culturale del paese. Se non incontrate nessuno in giro, potete prendere l'oggetto e portarlo in un museo, dove lo valuteranno. Tra l'altro, alcuni musei mettono in palio dei premi per questo. Ma non andate in giro con un metal detector. I truffatori possono usare oggetti d'epoca per ottenere denaro anche da voi. Immaginate di camminare per strada e che uno sconosciuto vi si avvicini mostrandovi una vecchia moneta. Ti sembra autentica? Lo sconosciuto finge di essere un senza tetto e dice che nessuno gliela compra ad un buon prezzo perché la gente non gli crede. Ma loro ti crederanno. Lo straniero proverà a mostrarti delle immagini di questa moneta su internet dove vale migliaia di dollari. Gli dai 20 dollari, prendi la moneta e la porti al banco dei pegni. Lì però scopri che la moneta è un falso da 4 soldi che vale al massimo un paio di dollari. Portafogli, denaro e carte di credito. Cammini per strada e trovi un portafoglio o un mucchio di soldi legati con un elastico. Non c'è nessuno in giro, quindi lo prendi, per darlo alla polizia, ovviamente. E all'improvviso arriva uno sconosciuto che ti chiede di dividere i soldi con lui. Non importa se li condividerai o no, perché presto arriverà un'altra persona. Questa si presenterà come il proprietario del portafoglio e ti accuserà di aver rubato i suoi soldi. La prima persona si trasformerà poi in un testimone che confermerà il furto. Questi due potrebbero andare alla polizia se tu non dessi loro non solo i soldi trovati, ma anche i tuoi. Controllate sempre l'ambiente circostante prima di raccogliere tali oggetti. Se sentite che qualcuno vi sta guardando o vi sta seguendo, lasciate perdere. Spilli e siringhe. Un adulto non raccoglierà mai questi oggetti da terra, ma è molto importante insegnare lo stesso ai bambini. Con questi oggetti ci si può facilmente pungere e ammalare, quindi non toccateli mai. Potete mettervi dei guanti spessi, prendere dei tovaglioli, raccogliere lo spillo o l'oggetto appuntito e gettarlo nella spazzatura. In questo modo si riducono le possibilità che qualcun altro si faccia male. Ricci, uccelli, bellissimi bruchi. Se durante un'escursione o un picnic vedete un uccellino che cinguetta spaventato nelle vicinanze, non toccatelo. I suoi genitori probabilmente lo stanno già cercando. Cercate un nido nelle vicinanze e se non c'è, allontanatevi dall'uccellino e aspettate. Se dovete andarvene e i suoi genitori non sono ancora comparsi, potete contattare lo zoo locale, dove gli daranno da mangiare e lo cresceranno. Anche i ricci possono essere pericolosi, in quanto portatori di varie malattie.
e quei bei bruchi possono essere velenosi. Meglio godersi il picnic e non interferire con la fauna selvatica. Borse, libri e contenitori. Potresti imbatterti in un libro, in una piccola scatola o in qualche altro oggetto usato per nascondere qualcosa. Non raccoglierlo, perché può essere usato dai criminali per scambiarsi cose proibite. Nel caso lo raccoglieste, potreste diventare loro complici involontari. Anche gli oggetti che si trovano all'interno di un tale contenitore, trovato per strada, possono essere piuttosto pericolosi. Ma non tutto quello che si trova per caso è male. Alcune cose possono renderti ricco, e in modo assolutamente legale. In Nuova Zelanda, Danimarca, Sud America e Australia, per esempio, è molto famosa la ricerca dei denti di un antico squalo, il Megalodon. Un dente di questo mostro estinto può valere migliaia di dollari. I resti di antiche creature come i dinosauri o i mammut non sono solo patrimonio culturale, ma sono anche di grande valore per gli archeologi. Le cose trovate su proprietà private appartengono al cercatore negli Stati Uniti e in molti altri paesi europei. Quindi, se siete fortunati, potreste trovare qualcosa di bello proprio nel vostro giardino. Una coppia in Inghilterra, per esempio, ha scoperto una cucina vittoriana nel seminterrato della casa dei genitori. Era completa di pentole, fornelli, tavoli, piatti e persino posate. Nonostante il grande valore del ritrovamento, la coppia decise di tenere la cucina. Ma probabilmente la scoperta più bella fu fatta a metà del XX secolo, in Turchia. Un abitante del luogo abbatté un muro per riparare la sua casa e aprì accidentalmente un passaggio per una grande città sotterranea. Scendeva per circa 18 piani e la sua area poteva ospitare circa 20.000 persone. Spero che non abbiano aggiunto tutto quel metraggio alla dichiarazione dei redditi. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.